Buonasera e benvenuti su Night and Day. Ci troviamo qui in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina per lo spettacolo Portati una sedia, un programma televisivo in onda su Telenorba che ha visto svolgersi 4 puntate con tanti comici in giro per la Puglia. Ci troviamo qui questa sera per l'ultima serata di questo evento che vedrà ospiti come sempre Gabriele Cirilli, Uccio De Santis con la sua squadra del Mudù e tante altre sorprese, anche cantanti e non solo comicità questa sera. E siamo qui in compagnia della bellissima e straordinaria Antonella Genga. Buonasera. L'ho pagata, le ho dato un sacco di soldi da sotto, che l'ha detto tu di belli in calza, in calza. Grazie, grazie, troppo buono, non esagerare. Assolutamente la verità, simpaticissima. Buonasera, sei carica e pronta come sempre per questa serata? Sai, prontissima, trucco, parrucco, fatto tutto, preparato, fatto le prove, poi c'è il capo che mi raccomando ragazzi non mi fate fare brutte figure, lo dice sempre, a giocare però lo dice, quindi super carichi, siamo sicuri che stasera sarà un altro spettacolo davvero divertente, il pubblico ci gratifica perché viene sempre copioso gli spettacoli, poi queste registrazioni con tutti questi altri comici italiani strepitosi, una bella soddisfazione. Questa è l'ultima serata, tutte le altre come sono andate? Bene, 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 tanto pubblico televisivo che quindi ci ha gratificato non solo nelle andate in onda ma anche nelle repliche, quindi sai che vuol dire? Che piace e quindi ci vogliono rivedere, una bella storia. Ti rivedremo ancora da dove? Da qualche altra parte? Se, il mercato, diciamo dove vado a fare la spesa, è quello di Apeggia, no sto scherzando, ci vedremo in TV perché sicuramente con Uccio è nel calderone la nuova produzione Mudù e quindi e poi in giro nelle piazze, nei teatri a cercare di far divertire la gente e di divertire noi stessi perché quando tu vedi le persone che sono contente e soddisfatte ti ricarichi e non c'è niente di più appagante. Grazie mille ancora e ancora complimenti. Grazie. E un saluto per gli spettatori di RG Studio. RG Studio? Togliti RG Studio, solo agli spettatori sto a parlare, vis-à-vis, ragazzi, vi voglio bene. Ciao. Grazie Antonella, buon divertimento. Grazie cara, grazie a voi. Buonasera Uccio. Buonasera a voi a Castellaneta. Che insomma è una località così bella, straordinaria, fare tappa qua è bello per noi e come dicevi prima tanti comici si sono alternati su questo palco di Portati una sedia, un bel progetto di Telenorba, però oltre ad attori comici anche cantanti, questa sera avremo Viola Valentino, Irighiera, quindi insomma è una bella avventura, è un bel progetto che è iniziato i primi di agosto. E come è nata questa idea e la tua partecipazione? L'idea nasce da Telenorba, dal direttore artistico, dal direttore di Telenorba Azzalini, che ha pensato di mettere su questo tour, un po' come per la musica i battiti live, questo è il battiti live della comicità quasi. È ovvio che noi del Mudù, perché non sono da solo, c'è tutto il gruppo del Mudù, che siamo parte integrante di Telenorba, siamo stati coinvolti per primi. A fianco a noi ci sono tutti gli artisti che abbiamo visto, anche Trazzelli, Colorato e anche un po' a livello, cioè anche artisti, la scorsa settimana è stato con noi Giobbe Covatta e insomma tutti i comici che hanno portato la loro comicità un po' ovunque in tutta Italia e alternando con dei momenti anche canori ed è venuto fuori questo spettacolo. Il titolo è carino anche Portati una sedia perché in piazza in teoria uno si porta la sedia e si siede, anche se detto tra noi non lo dite a nessuno, tante sedie sono già pronte lì e prenotate. E la collaborazione con Gabriele Cirilli? È straordinaria, straordinaria perché è un grande, dal primo momento in cui ci siamo incontrati abbiamo provato a improvvisare e quando c'è affiatamento tra i due è straordinario. Io mi sono trovato anche male con alcuni, con altri, perché magari io parlo, ci accavalliamo, invece con Gabriele è stato un amore a prima vista. Allora ti abbiamo visto come un'ultima domanda a Made in Sud, com'è stata questa esperienza? Bella, lunedì 16 settembre va una puntata speciale di Made in Sud dedicata a Paolo Cagliazzo, in quella puntata io sono l'ospite, sono un ospite di Paolo Cagliazzo, ci sono questi tre speciali di Made in Sud, quello di lunedì di domani, diciamo per noi che stiamo registrando domani dedicato alle Artetica, poi ditelo voi lunedì prossimo e lunedì 16, memorizzate lunedì 16 su Rai 2 con Paolo Cagliazzo, c'è anche Uccio De Santis. Bene, da Uccio De Santis è tutto, grazie mille per la disponibilità, un saluto per i nostri ascoltatori di Night and Day. Grazie, un bacione agli amici di Night and Day, quindi giorno e notte, seguiteci giorno e notte, Night and Day, ok? Ciao.
Grazie. Castellani? Siete castellani voi? Come si dice? Castellesi? Castellucci? Castellini? Castellaneti? Castellanati? Vabbè, poi lo dirò domani, la prossima puntata lo dico. Benvenuti a Portati una sedia! Comunque, castellani, castellaneti, castellanucci, questa è la mia città ideale perché c'è una pineta bellissima e un mare stupendo, c'è! Fatelo un applauso! Ma anche perché ho scoperto che ci sono solo due strade, il Viale dei Pini e il Lungomare degli Eroi del Mare, quindi è facile da girare, se uno... Il problema è quando devi andare in qualche città dove è complicato girare, no? Che tu metti il navigatore, ti va in palla, oppure metti Google Maps, ti va in palla, non c'è campo, non c'è rete, e devi chiedere informazioni. Vi è capitato a voi? Mamma mia, le risposte più assurde. Una volta dissi, scusi, devo andare al teatro comunale, quello è Baci. Mi ha trattato malissimo. Un altro gli ho detto, ditemi se non è matematico, scusi, per il teatro comunale, quello mi spiace, non sono di qui. È vero? È capitato a voi? Allora ho chiesto a un altro matematico, scusi, per il teatro comunale, mi spiace, non sono di qui. Allora ho deciso di cambiare l'approccio, ho fatto a un altro, scusi, lei è di qui, mi spiace, non lo so dove è il teatro comunale. È assurdo, il surreale. Buonasera, lei è? Antonietta. Antonietta, anche lei chiedo da dove viene? Io da Castellaneta. Ah, lei è del posto quindi, è qui per assistere allo spettacolo? Sì, sì, lo vediamo tutte le sere in TV, però stasera lo vediamo dal vivo. Ho visto che lei però la sedia se l'è portata? A casa. Rischiavamo di rimanere in piedi, abbiamo una certa età ormai, non possiamo stare in piedi. Aspettative per la serata, si divertirà? Sì, senz'altro, perché lo vediamo sempre tutte le sere in TV. Ma lei è qui per Uccio De Santis o per tutti gli altri? No, per tutti, però in particolare per lui. Siamo in compagnia un'altra splendida donna, la signora Eva, che è qui questa sera per assistere anche lei a questo spettacolo. Buonasera signora. Buonasera. Da dove viene? Dal Canada. Dal Canada? Sì. Complimenti, come mai è qui per vacanza? Siamo in vacanza, ma siamo venuti a vedere il spettacolo stasera perché ci piace molto. Se per lei sei un uomo sbagliato, se non sei mai stato un artista o non sai cos'è una conquista, se per lei sei stato un amico, se non hai lo sguardo da figo, se non vuoi restare da solo, vieni qui e fatti un regalo con me. Io sono in vendita e non mi credere, irraggiungibile, un po' d'amore, un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, mi basta per me l'idea. Felicità è una canzone pazza che cantare mi fa, una musica che prende. Io lavoro alle poste, com'è? La buonanima di mio nonno, la buonanima di mio nonno lavorava alle poste, ha lavorato, pensate, mio nonno, talmente tanti anni in posta che quando è morto sulla tomba hanno scritto continua a riposare in pace. Sono cambiate le cose alle poste. Adesso, da qualche mese, danno il reddito di cittadinanza, ti danno 780 euro al mese per stare a casa e fare un cazzo tutto il giorno. Dilettanti.
alle poste le danno 1.200. Sono cambiate le cose, voglio le poste. Una mamma del nord, se deve addormentare il bambino, lo mette nella culla, ciucciotto nel miele, le api che girano e il bambino si addormenta. Le nostre mamme del sud, per addormentare il bambino, prendono un bambino, lo lanciano nel passeggino, più passeggino, tum, 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 tum. Il bambino si addormenta, sviene! E capate che dentro carrozzino, tum, 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 tum. La gente passa e dice, guarda come dorme bene, hanno grizzato proprio in gomo, bambino. Un bambino al nord, se dopo la prima poppata non vuole mangiare, la mamma non insiste, lo lascia stare. A noi un bambino qua, se dopo 4 poppate, 5 omogenizzate, 6 fette biscottate, una fettina e salame piccante, perché il bambino deve assaggiare tutto. Se il bambino non vuole niente più, la mamma si preoccupa, porge il bambino in uno sciallo, porta pronto soccorso. Si dice, dottor, guardate il bambino che tiene, signor, dopo quello che ha mangiato, il bambino te ne voglia una sigaretta. Oh, don Antonella! Tondino, hai dimenticato questo? Il confessionale da sport, vedi, sì. Come lo pensi? Lo faccio, lo penso. Oh. No, uso per la spiaggia, la sorella, forse sì. Questo giorno così delicato per tutti noi, cerchiamo di liberarci quelle che sono problematiche del nostro io, cerchiamo di aprire quello che è il cuore, che peccato hai fatto, sorella. Ah, ma no, ma posso entrare allora? Tondino? Sì? Tondino, ti devo dire una cosa veramente terribile che mi è successa. Che è successo? Ah, ho incontrato un uomo e ho ceduto alla debolezza della carne. Non è possibile, non è possibile. Quante volte ve le dico queste cose? Che devo dire? Come sacerdote, diciamo, mi sento ferito. Come uomo mi sento sereno, però. Non è finita qui, Don Dino. Non è finita qua? Non è finita qua. Perché io, purtroppo, sono sposata. Mamma mia, questa è una cosa ancora che non si può sentire, sorella. Che cosa ti devo dire? Che cosa devo dire? Come sacerdote mi sento ferito. Eh sì. Come uomo mi sento sereno, voglio dire, può capitare. Meno male, fa piacere. Don Dino? Sì? La cosa terribile. Che cosa? È che io, questo fatto, diciamo, l'ho fatto più volte, l'ho tradito più volte a mio marito, madonna. Mentre, sorella, questa cosa è ancora che non si può sentire. Che cosa ti devo dire? Certo, l'ho fatto capire prima. Come sacerdote mi sento ferito. Sì. Come uomo mi sento sereno, alla fine, beh, voglio dire. Comunque, Don Dino, devo dire una cosa, io prometto a te, a me, al Signore, che non lo farò mai più. Brava. Non lo farò mai più, brava. basta con questi uomini, basta con questo sesso, anche perché se dovessi far sesso con qualcuno a questo punto l'avrei fatto a te, che tu sei, voglio dire, anche un sacerdote piacente, e l'avrei fatto una volta, 10, 100 volte, 1.000 volte, tutti i giorni, sarei venuto in canonica per la morte. Basta, che cosa devo dire, sorella? Sì. Come sacerdote mi sento ferito, sì. Come uomo mi sento di forte, però, che cosa devo dire? Una serata all'insegna dell'allegria e della comicità, ma anche di tanta bella musica. Abbiamo visto tanti artisti, tra cui Uccio De Santis, Gabriele Cirilli, la squadra del Modù, tanti comici di Made in Sud, ma anche cantanti come Viola Valentino e Irigheira. Che dire, una bellissima e stupenda serata, fantastica, pubblico molto 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 coinvolto da tutti gli artisti e da questa splendida piazza è tutto, un saluto da Valentina Di Nardo per Night and Day, alla prossima!